Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News, la cronaca in apertura. La polizia indaga su un atto incendiario che si è verificato nella notte scorsa in via Gaetano De Pasquali, dove è stata incenerita la sala cinesca di un negozio di arredamenti. Non è la prima volta che in via De Pasquali si verifichino atti simili. Ancora cronaca con un intervento che si è verificato questa mattina da parte dei carabinieri della compagnia di Licata insieme al 118 a causa di uno scippo subito da una signora in pieno centro. Apriremo poi la pagina dedicata al funerale di Pippo Bifarelli. Abbiamo nel nostro telegiornale un ricordo di Gaetano Callea. Ci occuperemo poi di impiantistica sportiva con il palazzetto dello sport e Gloria Peritore, la fighter licatese che bacchetta l'amministrazione comunale. Chiusura con lo sport e il calcio. Trasferta libera per i tifosi gialloblu in vista della gara del Ciballi di domenica prossima. Andiamo a vedere i servizi. Informatico, alberghiero, economico, una grande varietà di indirizzi per la tua crescita formativa. Pensa, sogna, credi. Iscriviti all'Istituto di Istruzione Superiore Re Capriata. Open Day fino al prossimo 28 gennaio. È quasi certamente doloso l'incendio che la notte scorsa ha danneggiato un negozio di arredamento di via Gaetano De Pasquali. I vigili del fuoco del locale di staccamento di Corso Argentina sono intervenuti poco prima delle 3 di notte per domare le fiamme. I danni sarebbero ingenti. Sul fatto indagano gli agenti del commissariato di polizia di via Campobello alla ricerca di immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona. E la polizia scientifica ha proprio richiesto alcuni filmati. In via De Pasquali, già nei giorni scorsi, un'altra attività, stavolta nel campo della ristorazione, era stata vittima di un raid da parte di uno o più malviventi. La zona continua purtroppo ad essere molto problematica e tra i commercianti cresce la preoccupazione. Ognuno dipinge il quadro della propria vita con i colori delle proprie scelte. Scegliete il Linares. Vi aspettiamo. Intervistata dalla Consulta Giovanile, la fighter licatese Gloria Peritore torna sulla perdurante chiusura del palazzetto dello sport Nicolò Fragapane, evidenziando tutte le ricadute anche a livello sociale e non solo sportivo comportate dall'interdizione alla struttura di Via Marocco. Palazzetto di Licata è l'emblema di questo, cioè veramente il simbolo, il palazzetto di Licata, di come tantissimi ragazzi sono stati privati della libertà di fare questo sport, o meglio, è vero che ci sono altre piccole strutture come la Marconi e tutto, però non c'è possibilità di crescita. Questo è un danno immenso che è stato fatto in questi 10 anni che è chiuso ed è irreparabile. Questi anni sono stati tolti ai giovani e non torneranno mai più. Quindi tu mi hai chiesto in Italia, io parto da casa mia e ti dico è veramente troppo importante che questa situazione venga risolta, ma non è la guerra fatta così, riapriamo il palazzetto, cioè ci sono tutti degli effetti collaterali togliendo lo sport, che sono cose molto gravi, di cui la società poi ne risente, quindi è veramente fondamentale. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Gaetano Callea, è venuto a mancare Pippo Bifarelli, un uomo di calcio, ma non solo, per la nostra città di Licata. Lei ha un ricordo molto importante di questa persona. Dunque, intanto colgo l'occasione per fare le condoglianze alla famiglia, alla moglie Carmela, ai figli Alessandro e Loredana. Ci ha lasciato sicuramente un grande uomo, una persona che lo dobbiamo ricordare non solo come giocatore, allenatore del Licata, ma anche come uomo, perché è stato sempre presente nella piazza licatese, perché sappiamo tutti che lui
era sempre presente al bar Gambrinos, essendo il bar di proprietà del suocero. E io ho un grandissimo ricordo di Pippo Bifarelli. Anche dal punto di vista umano, oltre che da quello calcistico, in cui effettivamente ha fatto veramente grandi cose, c'è anche un aspetto umano. Lei l'ha frequentato per molto tempo. Dunque, intanto ricordiamo il fatto calcistico. Lui è arrivato a Licata, se non ricordo male, nel 1956 e ha giocato per 8-9 anni nel Licata. Non ho un ricordo di quando lui giocava perché io ero piccolo, però mi ricordo qualche partita di fine carriera, molto probabilmente, che eravamo in prima categoria, e sicuramente le altre partite dei campionati locali che io magari partecipavo, ero piccolo ma partecipavo. Ed era un giocatore di classe, giocava davanti alla difesa, si distingueva per quei passaggi particolari, aveva un calcio perfetto, e un buon giocatore. Come allenatore è stato l'anima del Licata Calcio, assieme a un'altra persona che è venuta a mancare tanti anni fa, che era Angelo Labiso. Io mi ricordo che c'era una triade negli anni 60 che era formata da Angelo Labiso, Bifarelli e Ninni Parla, che erano l'asse portante della squadra del Licata in prima categoria, e che tutti e tre facevano in modo che il Licata Calcio esisteva, perché senza Bifarelli e senza Angelo Labiso e anche l'apporto di Ninni Parla, il Licata non sicuramente avrebbe avuto problemi. Negli anni 70 invece l'asse si è spostato tra Bifarelli, sempre Angelo Labiso, e Angioletto Ingorvaia, detto Pipaiolo, come noi lo conosciamo tutti. Ed è stato un asse forte, perché c'erano problemi economici e loro riuscivano, io mi ricordo, a tenere a galla questa squadra insieme a Mimmo Ballacchino, che era presidente. Erano dei periodi importanti e mi ricordo, ho giocato nel Licata un anno, nel campionato 72-73, e noi tutti abbiamo un buon ricordo di Bifarelli, perché prima di essere allenatore era un grande uomo, era un padre di famiglia, ci voleva bene. La sera poi andavamo tutti al bar a parlare di calcio, compreso tuo padre, ed era una cosa molto molto bella. Per quanto riguarda l'aspetto umano, devo dire che era una persona eccezionale. Si faceva volere bene da tutti, aveva una presenza imponente, elegante. Non posso dimenticare mai le sue giacche blu con i foulard particolari. E non posso mai dimenticare le grandi partite che faceva alla Giumarella a Tamburelli con Ninni Parla, che la gente si fermava a guardarli perché la palla non cadeva mai. Noi speravamo che cadesse, ma non cadeva mai. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare. Continua la marcia di avvicinamento del Licata Calcio al big match di domenica alle ore 14:30 al Massimino contro il Catania. Una partita complicata, senza dubbio la più complessa dell'intero campionato, vista la forza e il blasone dell'avversario. Per quanto riguarda i biglietti per i tifosi gialloblu, è arrivata in mattinata la comunicazione, il settore ospiti sarà aperto e l'apertura e la vendita dei biglietti partirà venerdì alle ore 10:30 e si concluderà alle ore 19 del giorno successivo. Quella di domenica somiglia tanto, per certi punti di vista, al match del Renzo Barbera di Palermo, quando furono presenti 1500 tifosi gialloblu e il Licata giocò una grande partita, passando in vantaggio e poi perdendo una sfida che comunque vide le due squadre praticamente equivalersi. Tornando al campo, la squadra di Romano continua a lavorare con concentrazione, abnegazione ed entusiasmo in vista di una partita che tutti, ovviamente, vogliono giocare. Il Licata arriva domenica forte di un quarto posto a quota 32 punti, ma soprattutto forte di aver collezionato una sola sconfitta nelle ultime 10 sfide.
Numeri e classifica impronosticabili se si pensa che esattamente un girone fa i gialloblu vivevano un inizio particolare con 0 punti raccolti nelle prime 3 partite tra Castrovilla, Ribonese e Catania, appunto. La squadra di Romano è cresciuta, vince, convince e soprattutto diverte, attirando nell'ultima partita un maggior numero di persone al Dino Liotta. Mancheranno per infortunio Ouattara e Alessandro Cappello, con il secondo che dovrà rimanere fermo per almeno 1 mese e mezzo a causa di uno strappo alla coscia. Assenze pesanti, ma che non vietano sicuramente a Orlando e compagni di giocarsela con spirito di sacrificio e abnegazione, ma soprattutto non vietano di sognare uno scacco matto alla capolista. La sede Unicursi di Licata è polo di studio autorizzato dell'Università e Campus. 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamento. 24 CFU, certificazioni informatiche e linguistiche. Un tutor personale sempre al tuo fianco durante il percorso di studio. Vieni a trovarci o contattaci per scoprire la nuova offerta formativa e le esclusive promozioni in corso.